questo privilegio, no? Di studiare, di frequentare la scuola e quasi non se ne rende conto finché appunto qualcuno, una calamità naturale, no? Non toglie questo diritto, no? C'è attesa e c'è speranza nelle scuole superiori marchigiane che tra meno di 24 ore sapranno se la Regione Marche confermerà oppure no da lunedì 25 gennaio il ritorno in classe con didattica in presenza al 50%. Un ritorno sui banchi di scuola dopo quasi 3 mesi dall'ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli che ripristinava la DAD al 100% per gli istituti superiori dal 3 novembre scorso. La frustrazione è stata grande il 3 novembre, quando abbiamo ricominciato a distanza. Però devo dire che l'esperienza del passato anno scolastico ha fatto sì che le lezioni siano riprese a distanza con una certa naturalezza, ecco, almeno da un punto di vista, come dire, tecnico e organizzativo. Sarebbe fondamentale, come dire, che gli studenti potessero rimettere piede nelle aule scolastiche. Ecco, ripeto, anche con percentuali minime, ma questo ci consentirebbe di e rendere anche più efficace l'intervento online. Nell'anno scolastico in corso gli alunni marchigiani hanno all'attivo solo 7 settimane in presenza, ma per il ritorno in classe si chiede un monitoraggio maggiore sul personale scolastico e gli alunni per evitare nuovi focolai e quindi nuove chiusure. Ci organizzeremo evidentemente facendo diciamo un gruppo A e un gruppo B di classi, quindi gruppo A metà, diciamo il 50% delle classi della scuola una settimana, l'altro 50% sta a casa e poi si alterneranno. Io personalmente ritengo che sia necessario che nel momento in cui la scuola ritorni con una percentuale molto significativa in presenza, si pensi anche a un canale preferenziale per il personale scolastico, per i docenti, per il personale ATA e anche per gli studenti, per i tamponi.